Ciao, questa è la parte dei prodotti finiti per quanto riguarda il corpo del mese di maggio. Allora, ho finito questo olio doccia di Melvita, Argan e 5 oli, è un prodotto biologico certificato EcoCert e da 250 ml. È un prodotto molto delicato, essendo, vabbè, a parte che è biologico, ma ha una profumazione sì di argano, ma anche di agrumi. Ci sento una profumazione di agrumi dovuta, penso, al limonene, geragnolo, come ingredienti che a volte però bisogna fare un po' attenzione perché possono provocare allergie. Li troviamo in molti prodotti sintetici. Ma anche purtroppo biologici. E comunque è un prodotto che non mi ha irritato perché ogni tanto mi fanno prudere purtroppo anche prodotti biologici. Io tendo a usare questi e ogni tanto ho visto che ho nelle scorte dei prodotti che non sono biologici, tipo il Borotalco che conosciamo un po' tutti, è buonissimo. Però purtroppo ha testo attivo chimico come il sodio lauresulfate, questo è 500 ml, da usare in alternanza ogni tanto anche per le mani o per i piedi, e hanno buonissima profumazione, su questo non c'è dubbio. E non che i prodotti biologici non li abbiano, dipende un po', a volte un po' meno e sono un po' meno persistenti. Comunque questo con 5 oli, tra cui argan, come si chiama? Olio di Inca Inci, olio di Baobab, olio di Candy, li ho detti tutti, non mi ricordo, olio di Argan, appunto, insomma, 5 oli è un buon prodotto. Appunto, ecco cosa mi dimenticavo. Dimenticavo di dire che è un prodotto che anche se si definisce olio, non è che è unto. È un olio lavante nel senso che è un prodotto comunque delicato, contenente molti oli, fa molta meno schiuma rispetto a un bagno schiuma, un bagno doccia e va a aggredire molto di meno la pelle. Io infatti tendo a usare soprattutto l'olio doccia in estate perché lo alterno molto con dei bagno schiuma. Adesso cercherò di usare un po' più biologici appunto proprio perché lavandomi più spesso è meglio insomma che siano più delicati possibili, visto che io ho queste problematiche che soffro di pruriti derivate senz'altro dai tensioattivi o forse da qualche altro componente anche che potrebbe essere anche qualche conservante. Poi ho finito questo, sì, adesso lo faccio vedere giusto, questo intimo della Mande Bio, certificato ICEA. Ah, sì, no, infatti avevo il dubbio, non lo vedevo bene lì. È questo detergente delicato, buono, con limone, zenzero e tè verde. Ci sentivo, mi sembra un po' lo zenzero. Sì, un po' il pungente dello zenzero e l'agrumato del limone. È stato un detergente appunto delicato. Mi è piaciuto abbastanza. Non so se lo posso reperire di nuovo dove l'ho preso nella mia città perché mi ha detto la signora del negozio che non li terrà più prodotti biologici, non capisco perché, poi invece andare avanti andiamo indietro, ma e vabbè, ho visto che comunque online si trovano, forse anche in qualche altra erboristeria, magari non vado più lì, vado da un'altra parte, può darsi che lo trovo semplicemente. Piaciuta questa crema Echinacea Passiflora di Alchemilla, che mi era stata omaggiata da Roberta del sito Raw Beauty con cui collaboro, una crema mani nutriente da 5, no, 40 ml, ha un profumo buonissimo che ricorda molto Ipnotico e Poison di Dior, spero di averlo pronunciato bene, e una crema mani nutriente protettiva che ha questa profumazione un po' forte, deve proprio piacere la profumazione in sé e il ricordo appunto di questo profumo. Sente ancora tantissimo, adesso poi penso che la taglierò, io non taglio mai i prodotti prima perché non mi piacciono tagliati e
Buona, però l'ho usata anche un po' per il corpo perché questa profumazione sulle mani, diciamo che a lungo andare mi stancava un po' perché se dovevo toccare qualcosa, cucinare o magari ho due gatti, gli poteva dar fastidio, allora è un po' eccessiva, sì, come profumazione per le mani. L'ho usata un po' anche per il corpo, così l'ho finita prima perché 40 ml per il corpo non è che dura tanto. Però è una buona crema mani perché lascia le mani belle nutrienti, elastiche. Potete toccare, sì, ma dopo qualche minuto, non proprio subito subito, perché ci mette un paio di minuti a assorbire. Come crema comunque è buonissima. Finita questa crema oro di Baobab di L'Herboristica Latenas che avevo preso parecchio tempo fa da Tigotà, ho fatto pure la rima, e dice pelle secca e disidratata, rigenerante nutriente, sì, una buona crema, però non mi è piaciuta la profumazione. Riesco di tirarla fuori. Questo è un prodotto al 98% di ingredienti di origine naturale. Questa è la confezione, sul marrone così, ecco, la metto dritta. E quant'è il contenuto? Che non mi ricordo. 150 ml. Non mi è piaciuta la profumazione perché non so, ci sentivo un che di sapone però ho lasciato un po' lì, forse sarà anche, io ce l'avevo da un po', poi può darsi che da Tigotà ci sono anche le luci artificiali che proprio vanno dirette sopra i prodotti, chissà quant'è che ce l'avevano loro lì, infatti secondo me quando si compra in negozio così bisogna usare subito i prodotti, lo dico io che però non lo faccio, va bene, è... Il mio pensiero, bisognerebbe, al condizionale, bisognerebbe farlo. E niente, ci sento questo profumo. Cioè, non sa di crema nata male, però un po' pungente, non me l'ha fatta piacere in granché. Poi come crema è una buona crema, che ne avevo usata poca, sono fascia bianca, e lasciava la pelle bella elastica, rigenerata e nutriente. Sì, direi di sì, comunque nutriente. Io ho una pelle normale anche sul corpo. Non ho particolari esigenze, comunque me la lasciava bella elastica e nutrita. Poi ho finito questo burro per il corpo di Dottor Organica al miele di Manuka. E è piaciuto anche questo. Questo è piaciuto un po' in tutto. E Dottor Organica è un prodotto organico, come dice la parola, sì, certificato. Buona, sa proprio di miele. Dolce ma non stucchevole, è una buona crema che mi sono dimenticata di tenerne un po' per farvi vedere anche qua. Ultimamente avevo cominciato a tenerne per vedere qualche residuo proprio. Anche questa ne avevo usata pochissima, se no tende un po' a ungere, a appiccicare, però va un po' lavorato perché crema, scusate, perdono, è un burro e ne va usato poco e massaggiato un po'. Se avete la pelle proprio secca secca, questo qua è proprio l'ideale secondo me. E io appunto non ho una pelle secchissima, però mi piace imburrarmi come una cottoletta. No, quello è fritta. L'olio che è come una, rende come una cottoletta. Vabbè, fateci caso, ogni tanto sulla Dione lo sapete che mi piace un po' fare la scemina. Niente, è buono, mi è piaciuto questo qua, bello il pack così trasparente, vabbè, dettagli sulle mie fisse. Poi ho usato un prodotto assolutamente né organico né biologico, però non ha un inci malvagio. Io avevo letto, non ho visto né siliconi né paraffina, se non ricordo male, perché potrei dire anche una cavolata, ma io mi ricordo di no. Anzi, al secondo posto dopo l'acqua, al burro di karité. La glicerina, il capri trigliceride che è un lieto molto leggero, poi siete alcol, vedo questo la legge a tutti, Manuka, no, mi sembra di nuovo, estratto di propoli, passiflora, cucui, sì, non ha né paraffine né siliconi, insomma, sto parlando di SBC. Questo bel barattolone da non ricordo quant'è e dove è scritto 450 ml, un prodotto che
avevo da tempo immemore lì, che meno male che era ancora buono. Ha un profumo meraviglioso. Questo è Manuka Honey e Orange Blossom. Ma mia di Manuka è arancio dolce. Scusate, ho sbagliato. Fiori d'arancio. Ho usato due prodotti a mele di Manuka, in poche parole. Sono proprio due prodotti diversi. Questo ha sempre un burro. Ha una consistenza compatta che dovete prendere anche qua in piccole quantità. Comunque non fa assolutamente scia bianca. Io abbondavo e non ne facevo scia bianca. Va lavorato di più se ne mettete di più, ovvio, per farlo assorbire. A meno che non volete stare 2 ore lì così. Aspettate che si assorbe. A seconda, io ripeto, sempre del tipo di pelle. Ah, mi dimentico sempre ultimamente cosa sulle labbra, sulle unghie e sulle labbra un rossetto Ray of Love di Kiko che non mi ricordo il numero, vi scrivo tutto in info box, ok? Ecco, perché ultimamente tanto me lo dimentico. E niente, buonissimo burro, ha un profumo veramente fantastico, mi piace un sacco. Non so se le comprerei visto che cioè, preferisco comunque prodotti biologici. È vero che sul corpo faccio un po' di eccezioni ultimamente, prima ero un po' più categorica. Non transigo sui capelli non transigo. Poi ho finito questo scrub corpo rivitalizzante della Fruit Beauty al mela e kiwi, di cui ho parlato e riparlato, ho fatto anche un video recensione dove vi mostro la consistenza e tutto. Un prodotto buono, che fa un bello scrub, sa parecchio di mela. Qua non so se vedete qualche residuo. Vi riporto a quel video recensione, mi sembra che l'ho anche confrontato con un altro, sì. Con lo scrub della botanica, sì. E è uno scrub che si può usare secondo me ogni 2-3 giorni perché è delicato, fa un bello scrub, però al tempo stesso è delicato perché è in base cremosa, non è in base oleosa o comunque con dei grossi, diciamo, grosse particelle di zucchero o sale. Questo è, se non ricordo male. I granelli sono dovuti sia appunto al kiwi, poi comunque ha un sacco di estratti. È un prodotto che è ricco di estratti di ingredienti di origine biologica. Non ha paraffine, non ha siliconi, non ha tensioattivi. E da qualche parte avevo letto, ecco, questo da frutta fresca centrifugata addirittura. Scusate se stavo giù a leggere, ma io sono accecata, devo trovare il punto giusto per leggere. E questo è un prodotto che appunto avevo preso all'Eurospin, pagato tipo 2,49 euro, secondo me molto valido. Ho la versione anche alla carota arancia o arancia carota, vabbè, insomma, e da provare. Un altro uguale a questo, ne avevo preso un altro che poi ho regalato alla ragazza mio figlio, ciao Michela. E niente, buono comunque come prodotto. Vedete, anche al discount si trovano ultimamente dei prodotti molto validi con estratti biologici che costano pochissimo. E va bene, ragazzi, io ho finito e ci sentiamo nei commenti se vi va. Ciao!